Sono al circolo Via 9, nulla, si sta facendo dei lavori, si è fatto tutta la sanificazione, dico bene? E nulla, siamo a mettere giù la sala biliardi per vedere di ricominciare a giocare, perché siamo un'ottantina di giocatori e si voleva vedere con tutte le regole, le distanze, quelle che ci diano, di poter cominciare a giocare a biliardo, ecco. Perché siamo veramente 2 mesi che siamo fermi. Da lunedì si potrebbe riaprire? No, noi continueremo a fare così, abbiamo messo questo plexiglass a protezione e di qua ci fanno gli ordini, dall'altra parte consegniamo tramite una cassettiera, cercando di avere meno contatti possibili. Per noi è stato molto meno faticoso, nel senso che avevamo già comunque riaperto prima con la modalità delle consegne a domicilio, solamente che avevamo veramente tantissime richieste e a livello proprio anche fisico per noi era molto pesante cercare di accontentare tutti, quindi il fatto che ora possano venire a prendere il gelato da asporto ci giova molto. È una ripartenza blanda, neanche un terzo di quello che si potrà fare. Le persone come la vivono? La vivono che si sentano, secondo me, in realtà in gabbia, perché non sanno, non hanno più la libertà di poter decidere. Adesso sono le attività che decidono per loro, soprattutto noi. Tutto lì, non posso più darti la disponibilità di poterti fare una barba al volo, non posso più darti la disponibilità di dire un cliente passa e di conseguenza lo inserisco all'interno dei saloni, perché fra una persona e l'altra io non ne posso inserire una nel tempo di posa, logicamente, perché non ho 200 metri quadri di salone. Però così noi si fa la metà della metà della metà di quello che si incassava prima. Il quartiere la sta vivendo male, perché tutte le persone, a me clienti, io sono 17 anni che sono qui. Allora che fate? Aprite o non aprite? Cioè io di partenza ancora devo incominciare, devo aprire in questi giorni qui, devo aprire e sicuramente ho già speso 2000 euro, sicuramente. Cioè l'ambiente è stato sanificato tutto, l'abbiamo sanificato tutto il locale, ma 2 mesi e mezzo, 3 che siamo chiusi, che cosa dobbiamo sanificare più? Noi siamo qui 3, siamo nel raggio di 50 metri, siamo 3 negozianti, ci stiamo messi, abbiamo rimesso l'osso del collo, non sappiamo fare le persone a lavorare con noi, ancora non si sa nulla, non c'è un decreto, non si sa se lunedì quello può riaprire, l'altro no, quello come, la sanificazione, nell'incertezza totale. Ancora non c'è proprio... Non c'è una riapertura vera e propria, la gente ancora manca, c'è la coda alla Coop come sempre, quello lì ormai è un must. Sì, ci manca proprio il contatto con i nostri clienti, noi abbiamo dovuto metterci un po' sotto in scatola, a parte la difficoltà economica, certo, che presumo che lo sia per tutti. Manca proprio il rapporto sociale con le persone.